Ben ritrovati, prode esercito dei boccaloni. Cosa fareste se vi trovaste costretti ad affrontare un gioco letale scandito da insuperabili prove una più complicata dell'altra? La figura dei boccaloni, presumo. Per vostra fortuna ci sono qui io, sempre pronto a insegnarvi come sopravvivere anche nelle situazioni più disperate. Nel video di oggi, ad esempio, scoprirete come sopravvivere a svariate sfide mortali e soprattutto come sconfiggere la malvagia Minos Corporation nel film Escape Room 2. La scorsa settimana siete caduti quasi tutti nella mia trappola. Ho utilizzato una nuova canzone di sottofondo, sì, ma solo per destabilizzarvi. E comunque non era la prima volta che la utilizzavo. E il primo boccalone che scrive nei commenti il nome del video in cui l'ho già usata vince un ringraziamento speciale da parte del Mangiamovie. Poi ho volontariamente omesso l'allerta spoiler, ma per un motivo ben preciso. Lo scorso video è stato il 50° episodio caricato sul canale, quindi ho voluto mettervi alla prova. Volevo solo capire se dopo quasi un anno di attività ero riuscito a forgiare un vero esercito di boccaloni pronti ad affrontare qualsiasi sfida, spoiler inclusi. Evidentemente c'è ancora molto da lavorare, quindi sull'attenti e bando alle ciance. Assumete la posizione scomoda d'ordinanza e preparatevi a un nuovo episodio di Mangiamovie. Quasi dimenticavo. Occhio agli spoiler. Zoe e Ben, sopravvissuti alla prima escape room, hanno trovato le coordinate del quartier generale della Minos e si stanno dirigendo a New York per raggiungerlo. Questo è tutto il riassunto della trama del film precedente, fatevelo bastare. Dobbiamo però fare un salto nel passato e andare a trovare l'ideatore delle varie stanze. Questo sadico architetto abita in una mega villa e lavora senza sosta ai suoi malvagi progetti. Sua moglie è stanca della situazione e affronta il marito chiedendogli il divorzio. Lui allora le chiede di discutere la cosa in un secondo momento, lei accetta. E va a farsi una bella sauna. Eh sì, sono così ricchi da avere la sauna in casa. Io preferisco comunque la stanza delle torture, ma i gusti sono gusti. Ma se hai sposato un architetto che progetta stanze mortali, anche un'innocua sauna in casa può nascondere temibili segreti. E infatti la porta si chiude e viene sbarrata dall'esterno, mentre la temperatura comincia ad aumentare rapidamente. La donna è in preda al panico, chiama il marito dall'interfono, ma lui non risponde. Nota dunque un indovinello scritto sulla porta di vetro. Cresco nella terra, rimpicciolisco con il vento, affogo nell'acqua e sopravvivo nel fuoco. Chi sono? La soluzione è molto semplice. Un sasso. I sassi! Anche perché praticamente ci sono solo quelli lì dentro. La donna, aiutandosi con un asciugamano, trova un sasso diverso da quelli usati per la sauna con un magnete al suo interno. Lo usa subito per aprire le sbarre di metallo che bloccavano la porta, ma ormai è troppo tardi. E schiatta a terra soffocata dal calore eccessivo. Una bella sudata. Ma la nostra amica poteva evitare di fare la fine della boccalona al vapore? La risposta, ovviamente, è sì. Partiamo dal presupposto che se mai doveste divorziare da una persona che di lavoro progetta stanze fatte unicamente per torturare psicologicamente e non dei poveri sfigati, vi consiglio di farlo esclusivamente tramite avvocato e solo dopo esservi allontanati almeno 3000 km dal suddetto architetto pazzo. Ad ogni modo, torniamo alla boccalona al vapore. Le chance di sopravvivere alla sauna c'erano, bisognava solo agire in fretta. La prima cosa da fare era ridurre il calore e per farlo bisognava rimuovere le pietre dal centro della stanza usando sempre il metodo dell'asciugamano. Questo non solo avrebbe ridotto la quantità di vapore presente nella stanza, ma avrebbe anche svelato il sasso con all'interno il magnete. Per sopravvivere più a lungo, inoltre, la donna avrebbe potuto sfruttare il getto di acqua gelida che cadeva a intervalli dal soffitto, in modo da avere più tempo per usare il magnete e aprire la porta. Questo era solo un piccolo antipasto. Le vere prove iniziano adesso! Torniamo infatti da Zoe e Ben, che sono arrivati a New York e hanno trovato l'edificio. Si addentrano in un sottopassaggio e un ragazzo li ferma dicendo di poterli aiutare. In realtà è un ladruncolo che frega la catenina a Zoe e si dà alla fuga. I due ragazzi lo inseguono e finiscono all'interno di un vagone della metropolitana, ma il ladro li semina abbandonandoli alla loro corsa. E fidatevi, non sarà il solito giro in metro. Capiamo subito che sta per succedere qualcosa perché sono solo in sei nel vagone e sono tutti troppo di bell'aspetto per essere delle semplici comparse. No, miei cari, siamo di fronte ai prossimi giocatori. Il vagone infatti si stacca dal resto del treno e prende una direzione tutta sua.
andandosi a schiantare in un tunnel senza uscita. Come vi dicevo, quelle non sono delle semplici comparse, ma i vincitori delle precedenti escape room. La sfida finale tra i campioni può cominciare. State pensando ad Hunger Games, vero? Ci credo, è la stessa identica cosa. Neanche il tempo di capirci qualcosa che il vagone viene tempestato da scosse elettriche che rischiano di friggere i poveri sfigati. Scampato il pericolo, il gruppo si mette immediatamente alla ricerca di indizi e uno di loro trova una borsa sotto uno dei sedili. C'è una maniglia all'interno con cui il ragazzo palestrato apre la porta del macchinista, dove trova una macchina a gettoni. Servono 9 gettoni, ma dove diamine saranno? Zoe nota un messaggio che dice gettare via tutte le pubblicità false e Ben corre subito ad indicarne una in cui c'è un errore di battitura. Zoe a questo punto si rende conto che ci sono 26 maniglie nel vagone, lo stesso numero delle lettere dell'alfabeto. I 6 sfigati si mettono dunque a cercare tutti gli errori di battitura nei vari manifesti pubblicitari per poi tirare la maniglia corrispondente. E il piano funziona. Ottengono i primi gettoni e li inseriscono nell'apposita fenditura. Ma ovviamente tutto questo ha un costo. Man mano che ottengono i gettoni, le scosse si fanno sempre più potenti. E una coglie di sorpresa il palestrato che finisce a contatto con il palo beccandosi migliaia di volte. Dopo il boccalone al vapore, il menù prevede crocchette di boccalone fritto. Gli altri sfigati riescono in qualche modo a sopravvivere alle varie scosse e a trovare tutti i gettoni necessari, che alla fine servivano anche a formare la frase Welcome back sullo schermo della metro, e dunque a proseguire con la seconda prova. Pensavate che vi lasciassi senza una soluzione per questa? Boccaloni! Da dove cominciamo? Già nel momento in cui avete scoperto di aver avuto tutti a che fare con la Minos, avreste dovuto mettervi subito alla ricerca di indizi. È chiaro che si tratti di un nuovo e temibile gioco, e come avete imparato dalle edizioni precedenti, ogni secondo è prezioso. E devo ammettere che siete riusciti a risolvere l'enigma e capire cosa fare in poco tempo. Motivo per cui, come vi ho detto, iniziare prima sarebbe stato solo un vantaggio. Ma passiamo alle cappellate che avete fatto nel cercare i gettoni. Personalmente avrei diviso i compiti. Metà del gruppo si sarebbe dovuta occupare di scovare le lettere mancanti. 2 avrebbero dovuto recuperare i gettoni coprendo 13 maniglie a testa. E infine 1 avrebbe dovuto controllare lo schermo e cercare di decifrare la scritta il più velocemente possibile. D'altronde non è altro che un misto tra il gioco dell'impiccato e la ruota della fortuna, con un pizzico di la scossa dell'eredità. Scossa? Va bene! A un certo punto si vede chiaramente che sullo schermo sono comparse abbastanza lettere da capire che la frase finale fosse Welcome back. E intendo molto prima che Zoe se ne accorgesse. Sarebbe bastato dire la indovino con una, signor Mike, e poi dare la soluzione. Beh, in realtà bastava conoscere la frase per sapere subito che lettere cercare. Ma mi piace immaginarla così. Ad ogni modo, il palestrato si becca di diritto il boccalone d'oro per essere trapassato in questo modo. Siete voi, boccaloni. Ovviamente non va a lui il premio, è stato solo fortunato. Più o meno. Passiamo dunque alla seconda prova. Ci troviamo in una sorta di super banca stracolma di sistemi di sicurezza. Dall'altro lato della stanza c'è la porta di un cavò che però si chiuderà nel giro di 10 minuti. Una delle ragazze decide di fare qualche passo in avanti verso il cavò, ma non appena poggia il piede su una delle mattonelle si attivano dei laser incandescenti che per pochi millimetri non le tranciano il busto. Il gruppo si mette dunque a cercare degli indizi e dopo aver trovato delle chiavi nascoste in dei lecca-lecca si concentrano sulle cassette di sicurezza ai lati della stanza. Alcune di queste cassette, invece dei classici numeri, hanno un nome scritto sopra: Sonia. Da queste cadono dei diamanti ultra taglianti e delle banconote bianche. C'è anche un bancomat all'interno della stanza e tramite il messaggio scritto sopra i ragazzi capiscono che devono imbrattare le banconote con il sangue. La bionda sale su uno dei banconi e prova a lanciare le banconote a Zoe e Ben, ma viene fermata anche lei dai laser. Nonostante il piccolo imprevisto, Zoe riesce ugualmente a macchiare di sangue le banconote e trovare il pin. Lo inseriscono nel bancomat e una volta fatto le lancette del grosso orologio a parete cominciano a girare all'impazzata, fermandosi sulle 12:10. E ovviamente non è un caso. La lancetta delle ore indica la direzione da seguire e quella dei minuti i passi da fare. Nate, l'uomo che era al bancomat, si incammina dunque verso la porta del cavò lasciandosi dietro una scia di lecca-lecca per segnare il percorso, esattamente come un enorme pollicino. Arrivato quasi a metà, poggia i piedi su una mattonella attivando un meccanismo che rivela una piccola cassaforte celata dietro le cassette di sicurezza. Devono risolvere anche questo enigma per determinare quale sia il percorso sicuro. Ma Nate non ci sta e si affida alla sua fede. Sì, mi sono dimenticato di dirvi che è un ex prete e fa un paio di passi alla sua destra. Nel farlo però attiva dei laser e per evitarli cade all'indietro sbattendo la testa contro il bancone perdendo i sensi. Evidentemente c'è però qualcuno che lo protegge da lassù, perché nonostante la caduta non viene sfiorato dai laser e addirittura viene recuperato dal resto del gruppo. E probabilmente San Boccalone da Sago è intervenuto per illuminare una delle ragazze. Perché questa
dal nulla comincia a svitare la manopola della cassaforte, rivelando un tubo al cui interno è nascosto uno strano foglio. Ma questo giochetto non doveva durare 10 minuti. Quanto diamine è lunga questa prova? Ok, il tempo sta per scadere, forse ci liberiamo di questi sfigati una volta per tutte. Lo strano foglio è in realtà un foglio plastificato che Zoe applica sulla mappa della stanza per rivelare il passaggio sicuro tra le mattonelle. Ben si carica il prete sulle spalle e, seguito dalle due ragazze, riesce ad arrivare all'uscita. Come dicevo, però, il tempo sta per scadere e Zoe è ancora lì dentro, ma con una corsa degna del miglior Ethan Hunt riesce a scappare mentre i laser dietro di lei si attivano senza sosta. Phew, non finiva più. C'è da dire che 10 minuti in banca equivalgono a 2 ore nel mondo reale. E in effetti sarei scappato di lì molto prima. Proverò anche a essere più rapido del boccalone qui presente. E innanzitutto sono entrati nella stanza guardandosi intorno come se fossero al parco giochi, senza cercare subito un reale indizio. Come si può vedere facilmente, i lecca-lecca sono proprio all'entrata e bastava una rapida occhiata per notare le chiavi all'interno. Un altro errore che hanno fatto è stato considerare i numeri come indizi e non come soluzione. Inizialmente hanno perso fin troppo tempo per accorgersi che 2 cassette di sicurezza riportavano il nome Sonia, un particolare che dovrebbe saltare facilmente all'occhio. Hanno fatto lo stesso errore anche quando il prete ha attivato il meccanismo che ha rivelato la cassaforte. Sulla mattonella, infatti, c'era scritto: "I soldi fanno girare il mondo. Non farli fermare o tutto finirà." E se ci pensate, per aprire una cassaforte la manopola va inevitabilmente fermata sui numeri della combinazione. Inoltre non c'era nessun altro indizio che facesse pensare a una combinazione di numeri da trovare. Certo, se l'ex prete non avesse fatto di testa sua attivando i laser e mettendo tutti in pericolo, forse avrebbero capito prima che bastava girare senza sosta la manopola per uscire da lì. In ogni caso sono tutti salvi. Almeno fino ad ora. Per la prossima prova cambiamo location e ci spostiamo su una carinissima spiaggia con un piccolo faro. Probabilmente gli sfigati mi hanno ascoltato e non appena arrivati cercano subito il primo indizio, trovando una Polaroid. Una delle ragazze scatta una foto e mentre lo fa un enorme flash li avvolge, modificando la luce dell'ambiente. Nella foto scattata si vede una nave, che però non c'è lì davanti a loro. Si mettono dunque a cercare qualunque cosa possa avere a che fare con una barca, ma trovano invece vari pezzi per assemblare un metal detector, con il quale trovano una grossa ancora sotto la sabbia. Gli sfigati provano a tirarla fuori, ma si accorgono che è legata a un filo che va fin sotto la sabbia. Comincia un piccolo tiro alla fune, ma il filo si spezza e attiva la trappola. Delle simpaticissime sabbie mobili. Una delle ragazze viene risucchiata, ma l'ex prete si lega alla vita la fune rimasta e si getta nella sabbia per salvarla. Riesce anche a tirarla fuori, ma mentre gli altri provano a tirare fuori lui, la fune si spezza di nuovo e il povero boccalone viene risucchiato e sparisce nel nulla. Ci aveva già provato nell'ultima prova e ora finalmente ce l'ha fatta. Perché diciamocelo, questa continua ossessione del fare di testa propria pensando di salvare gli altri porta sempre a conseguenze letali. Per carità, è apprezzabile il tentativo di salvare la ragazza, ma sei sicuro che fosse necessario buttarsi nella sabbia? Tra l'altro legandosi una corda che si è già rotta 10 secondi prima? Io avrei utilizzato una delle assi di legno o una delle pale come appiglio per tirar fuori la ragazza, o anche lo stesso metal detector. Inoltre, in un contesto simile, sacrificarsi per un'altra persona con il rischio di morire a propria volta mette in ulteriore difficoltà il resto del gruppo. Non che me ne freghi molto degli altri, ma perdere 2 persone contemporaneamente significa avere meno teste a disposizione per pensare velocemente alle soluzioni e agli indizi delle stanze successive. Allora è chiaro il concetto? Qui però c'è margine di dibattito. Non per me, ovviamente sapete come la penso. Ma voi di che parrocchia siete? È meglio mettersi in pericolo per salvare una persona o pensare prima al gruppo? La prova però non è ancora finita. Abbandonato l'ex prete al proprio destino, i ragazzi recuperano l'ancora e la inseriscono nella porta della casa sulla spiaggia. L'interno è sicuro, privo di sabbie mobili e permette a Zoe di trovare il prossimo indizio. È un grosso frigorifero che nasconde l'uscita, ma per essere aperto deve essere ricollegato alla corrente. Zoe però trova anche un interruttore e, non sapendo tenere quelle luride manacce al loro posto, lo accende, attivando il faro che cambia lo scenario dal tramonto alla notte. Dal faro cade anche una lunga scala e Zoe la usa per arrampicarsi in cima, dove trova un telescopio. Guardando dentro vede una bottiglia con un messaggio all'interno che recita: "I can see you." Ma la parola sì è scritta S-E-A, che in inglese significa mare. Eri meno avvezzi all'inglese, ma mi fate fare sempre doppio lavoro. Sì scritto S-E significa vedere, ma si pronuncia allo stesso modo di sì scritto S-E-A, che invece significa mare. E poi non si dica che il mangiamovie non ama i suoi boccaloni. Ben allora si ricorda di aver visto un manichino con delle conchiglie al posto degli occhi e affronta dunque le sabbie mobili per andare a controllarlo. La sua intuizione è giusta, infatti dietro una delle conchiglie trova il pezzo mancante per collegare il frigorifero.
vero. Riesce a tornare indietro e ad aprirlo, rivelando il passaggio per la stanza successiva. Ma anche Zoe ha trovato un altro passaggio. Dietro la finta luna c'è infatti un tunnel, e la ragazza è convinta che sia un passaggio verso l'esterno. Lo comunica agli altri e Ben si convince subito a seguirla e cerca a sua volta di convincere le altre ragazze. Solamente la bionda decide di seguirlo e sale anche lei sul faro, mentre l'altra si dirige all'interno del frigo. Mentre Ben sale le scale, però, queste cominciano a ritirarsi, facendolo precipitare e ingoiare dalle sabbie mobili davanti allo sguardo esterrefatto di Zoe. Visto che nell'ultima prova si erano salvati tutti, era facile prevedere che questa avrebbe mietuto più vittime. La dipartita di Ben si sarebbe però potuta evitare. Anche in questo caso Zoe ha pensato prima a se stessa e a voler a tutti i costi investigare sulla finta luna. Nonostante abbia effettivamente portato a qualcosa, avrebbe comunque dovuto tener conto di essere l'unica lì sopra e avvertire per tempo gli altri in modo da dargli il tempo di raggiungerla. Inoltre, a giudicare dall'apertura del frigo e dal tipo di meccanismo che lo blocca, non credo sarebbe stato troppo difficile forzare la porta. Insomma, guardatelo! Con la giusta leva avrebbero potuto aprirlo molto prima, guadagnando molto più tempo che gli sarebbe servito per discutere meglio su quale tunnel prendere, quello del frigo o quello segreto dietro la luna. Infine, per lo stesso principio, sarebbero potuti entrare in casa anche senza trovare l'ancora e attivare le sabbie mobili. Davvero mi volete dire che con tutta la roba sparsa per la spiaggia non sareste riusciti a rompere una delle finestre e intrufolarvi da lì? Si sarebbe salvato pure il prete in questo modo. Comunque, vediamo se almeno la scelta di Zoe si è rivelata corretta. E la risposta è sì. Lei e la biondina infatti percorrono un lungo tunnel fino ad arrivare a un tombino che le riconduce verso l'esterno, tra i vicoli di New York. Evviva, ce l'hanno fatta! Assolutamente no, boccaloni. Anche questa è una simulazione. Infatti la terza ragazza corre verso di loro urlando di non far chiudere il tombino, ma ormai è troppo tardi. La ragazza racconta loro che in questa nuova stanza, ogni volta che il timer sul semaforo arriva allo zero, comincia a piovere acido. Manca un minuto e mezzo alla prossima precipitazione e le ragazze si attivano per trovare la chiave di una saracinesca per entrare dentro uno dei negozi. La trovano giusto in tempo, ma una volta sollevata la saracinesca scoprono che c'è un'altra porta chiusa di fronte a loro. Scade il tempo e dal sistema antincendio comincia a piovere acido, ma improvvisamente spunta fuori un tendone che ripara le ragazze e le evita una dolorosissima esperienza. Finita la pioggia, il timer si resetta indicando un minuto di tempo. Poi squilla un telefono all'interno di una cabina che però è chiusa con un grosso catenaccio. Il tempo stringe e la bionda, che grazie a una mutazione genetica non può provare dolore fisico, afferra una bottiglia di ketchup e, sfruttando il fatto che è di una particolare plastica resistente all'acido, la poggia a terra per raccoglierlo. Terminata la successiva pioggia d'acido e riempita la bottiglietta, la usano per sciogliere la catena. Ma come accidenti è possibile che la catena sia ancora intera dopo 4 getti d'acido? Bah, andiamo avanti. Nella cabina c'è un volantino di una società di taxi e Zoe capisce che il prossimo indizio riguarda il taxi lì fuori. Si avvicina, ma il tempo sta per scadere e un attimo prima che la pioggia d'acido la investa riesce ad aprire un ombrello con cui ripararsi. Zoe nota una pubblicità che parla di tre anelli, chiamati rings in inglese. E rings significa anche squilli. Quindi Zoe dice alle altre di aspettare che il telefono squilli tre volte prima di rispondere. E ha ragione. Al terzo squillo rispondono e una portiera del taxi si apre all'improvviso. Zoe entra dentro, ma quando le due ragazze provano a raggiungerla, sia la portiera del taxi che quella della cabina telefonica si chiudono all'improvviso, costringendo Zoe a guardare le sue due compagne di viaggio sciogliersi letteralmente sotto un diluvio acido. Ah, davvero una storia che scioglie il cuore. E anche gli altri organi, le ossa, i muscoli, insomma tutto quanto. C'è da dire però che le due ragazze si sono arrese con troppa semplicità al loro destino. Guardandolo attentamente, il taxi sembra un classico taxi di New York. O per meglio dire, quello che fino a poco tempo fa era il classico modello di taxi di New York. Per l'esattezza si tratta di una Ford, la Crown Victoria, oggi sostituita da altri modelli. Ad ogni modo, guardando le specifiche della macchina, sappiamo che lo spazio tra le ruote e il sotto della macchina è di circa 35 cm, che mi sembra sufficiente per permettere alle due donne di nascondersi sotto il taxi. Una volta finita la pioggia sarebbero potute uscire e provare a spaccare il vetro del finestrino, magari utilizzando la catena che teneva chiusa la cabina telefonica. Inoltre mi sembra assurdo che la bionda, che ricordiamoci non può sentire dolore fisico, se ne sia stata bella al sicuro nella cabina lasciando Zoe a cercare indizi. Se avesse usato lei l'ombrello avrebbe resistito, appunto non sentendo dolore, tenendo la portiera del taxi aperta fino all'arrivo delle altre due. E invece abbiamo già perso tutti i concorrenti e decretato la vincitrice.
vincitrice. Ma cosa avete capito? Non dell'escape room. La vincitrice del boccalone d'oro. La biondina che non sente dolore, ma che sicuramente sentirà il peso di questo premio. Ma voi che ne pensate? Vedremo un terzo capitolo in cui l'abilità e il sadismo di questa donna riveleranno il loro vero potenziale? Oppure pensate che la Minos abbia definitivamente chiuso i battenti? Raccontatemelo un po' nei commenti. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e distruggete a suon di click quell'odiosa campanellina. Vi ricordo anche di seguire le gesta del Mangiamovie sugli altri social, Facebook, Instagram, TikTok. Trovate tutti i link in descrizione. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana con un nuovo entusiasmante video. E come sempre vi consiglio di non mancare. Altrimenti i miei gattini mannari progetteranno un escape room e vi ci infileranno dentro. E non importa quanto vi nascondiate, perché il Mangiamovie saprà sempre dove trovarvi. Credevate che non ci fosse la scena post-credit? Boccaloni!